Questo è un breve brano e dice così: O gru, avete strappato il velo del silenzio che mi copriva e ascolto nel silenzio del cielo, delle acque, della terra un fruscio d'ali indomabili, inquiete. Nella terra di tenebre, da profondità sconosciute, s'aprono ali di gemme, gru di mille e mille semi. Vedo io oggi queste montagne, queste foreste che volano ad ali liberi di isola in isola, da ignoto a ignoto. Sul batter d'ali delle stelle fremono le tenebre al richiamo della luce. E così nella nostra pratica attraversiamo forse momenti di buio. Ma siamo qui per praticare perché la luce ci chiama. Portiamo l'attenzione all'interno e lasciamo che con gentilezza sia radicata il corpo. Radicata ai punti di contatto. Grata della possibilità di essere sostenuta, appoggiata dal cuscino, dalla sedia. Cerchiamo proprio la solidità del nostro appoggio, mantenendo la leggerezza del nostro senso di elevazione e del piacere di questa elevazione. Lasciamo che il corpo sia la nostra ancora, che ci riporta alla vitalità del momento presente. Ogni volta che la nostra attenzione vaga o si disperde, e quando sentiamo che la presenza del corpo ci fa compagnia, portiamo l'attenzione al nostro respiro nel punto in cui ci è più facile percepirlo. E lasciamo il nostro respiro naturale così com'è,
Se il corpo è il nostro ancoraggio, il respiro è il nostro ormeggio. Se le acque del nostro mare interno sono molto agitate, sentiremo che spesso la nostra attenzione oscilla, ma ancoraggio e ormeggio ci aiuteranno a non essere trascinati dalla corrente o dalla forza dei nostri pensieri. Seguiamo il nostro respiro così com'è, senza chiedere nient'altro che essere presenti all'inspirazione, all'espirazione. E ogni volta che sorge una sensazione fisica, portiamo la nostra attenzione a quella parte del corpo per esplorare. Ogni volta che sorge una sensazione emotiva, riconosciamo e nominiamo questa emozione e poi torniamo al corpo e al respiro. Siamo come una barca sul mare interno. Riconosciamo e nominiamo ciò che sorge, ma non ci aggrappiamo. Non entriamo in un dialogo con quello che proviamo. Proviamo semplicemente a riconoscerlo e a fargli spazio così com'è.
Man mano che pratichiamo potremmo accorgerci che tornano sensazioni o tornano pensieri del nostro quotidiano. Non scacciamoli dispettosamente. Riconosciamoli. Lasciamo che attraversino il cielo della mente e lasciamoli andare. Lasciando così che la nostra consapevolezza sia aperta. Entriamo in intimità col calore, il colore, la spaziosità del nostro panorama interno. Ci accorgiamo se è un panorama ripido e scuro o se ha l'ampiezza della pianura, se è un mare calmo o tempestoso. Lasciamo spazio ad ogni scenario, sapendo che il nostro cuore è vasto come il mondo. Forse potremmo accorgerci che il semplice atto di riconoscere senza lottare apre una condizione di riposo. Cessa la lotta. Cessa lo sforzo. Così riconoscendo quello che c'è, senza pretesa di cambiarlo. Iniziamo a praticare quella accettazione radicale, che è il primo passo per innamorarci di noi così come siamo.
e della nostra vita così com'è. Forse potremmo provare gratitudine per i nostri respiri. O gratitudine per il modo in cui il corpo sta appoggiato. Forse potremmo accorgerci che questa intimità è sicura. Che accettare rende sicura l'intimità con noi. Ci libera dalla lotta. E riconosce che la notte è solo ciò che viene prima dell'alba. La notte è solo ciò che viene prima dell'alba. L'accettazione è ciò che viene prima dell'amore. Il semplice amore per ciò che è.